Il versetto di oggi è Proverbi capitolo 3, versetti 5 e 6. Proverbi 3, 5 e 6. Fate il cartoncino, da una parte la citazione, dall'altra il testo. Confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli traccerà i tuoi sentieri. Normalmente nelle nostre revisioni c'è scritto ed egli appianerà i tuoi sentieri, ma il significato originale del verbo in lingua originale è proprio tracciare. Quindi se riconosciamo il Signore in tutte le nostre vie, Lui farà sì che possiamo vedere il nostro cammino davanti a noi in maniera chiara, come se fossimo davanti a un campo di grano o di gran turco, no? E dobbiamo andare dall'altra parte. Invece di fare tutto il giro del campo, che può essere anche molto lungo, Dio traccerà una strada in mezzo a questo campo. Vedremo un sentiero aprirsi e andremo avanti in questa strada che il Signore ha tracciato per noi. Ma dobbiamo riconoscerlo in tutte le nostre vie. Dobbiamo volere che Lui ci guidi in maniera chiara, attenta, precisa. Dobbiamo desiderare la sua guida. Dobbiamo impegnarci a seguire le sue indicazioni, e allora la strada sarà aperta. Quindi Proverbi 3, 5, 6: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Ecco, non dobbiamo lasciargli solo una piccola parte della nostra vita. Tutto il nostro essere deve essere per il Signore. In tutte le cose che facciamo, nel lavoro, nella vita, nella famiglia, in tutte le cose che facciamo, dobbiamo considerare il Signore tutto per noi. Il Signore Gesù per noi deve essere sempre tutto. Confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore. E oggi noi possiamo confidare nel Signore Gesù con tutto il nostro cuore, però dargli tutta la nostra vita, non soltanto una parte. E non t'appoggiare sul tuo discernimento, cioè non dobbiamo seguire i criteri umani, i criteri del cervello, dobbiamo usarlo il cervello, ma non dobbiamo farci guidare dal cervello, dobbiamo farci guidare dalla parola di Dio in tutte le nostre scelte. La parola di Dio deve essere la nostra guida. Non i criteri filosofici, politici o religiosi di questo mondo, che vengono dal cervello degli uomini. Il cervello va usato, ma se si usa contro Dio si sbaglia. Va usato, ma deve essere sottomesso alla parola di Dio. Quindi, confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli traccerà i tuoi sentieri. Bene. E quindi di questo, ripeto, fate il cartoncino e studiate la memoria e ripassate tutti gli altri. Bisogna studiare la memoria a tutti e non dimenticare i passati, perché sono punti cardine, come dico spesso, che poi devono entrare nel nostro DNA, nel nostro proprio, dobbiamo averli, come conosciamo la lingua italiana, dobbiamo conoscere questi versetti basilari nella scrittura. Adesso vediamo qualche concetto nell'introduzione a Giosuè, sempre queste introduzioni che facciamo così brevi, ma che comunque riprenderemo in seguito. Ma per adesso facciamo una panoramica di tutta la Bibbia con queste brevi introduzioni. L'autore del libro di Giosuè è sconosciuto. Come sempre, metterò sul blog, non il mio blog, ma quello proprio dedicato al corso base, metterò alcune pagine da questo libro delle introduzioni che ho realizzato tempo fa e che sto comunque continuamente aggiornando. Questa pagina quindi ve la inserisco senz'altro nel blog e potrete scaricarla. L'autore sconosciuto quindi, in parte sicuramente fu Giosuè, per esempio si vede al capitolo 24, versetto 26, ma in generale non si sa chi l'ha scritto. La data degli avvenimenti descritti è l'inizio del XV secolo a.C. La struttura va da un prologo a un epilogo attraverso l'inizio e la fine dell'opera di Giosuè e il Giordano e la conquista e la divisione della terra. Comunque lo vedete nel foglio che sarà nel blog. Il concetto centrale è questo: la vittoria si ha per mezzo della fede. Concetto centrale del libro di Giosuè. Quando leggete il libro di Giosuè tenete sempre presente questo concetto centrale. La vittoria si ha per mezzo della fede. E poi c'è una specie di formula di sequenza matematica. La vittoria è parola di Dio più fede,
che diventa esperienza. In pratica noi leggiamo la parola di Dio, ci crediamo e poi verifichiamo che è proprio così, che è proprio giusto quello che dice la parola di Dio. Lo verifichiamo nei fatti, nella nostra esperienza. Quindi vittoria è uguale a fede nella parola di Dio vissuta come esperienza concreta. Lo scopo del libro di Giosuè è incoraggiare il popolo di Dio ad avanzare con fede e con la certezza della vittoria e dare un resoconto ufficiale della conquista di Canaan. Quindi incoraggiare il popolo di Dio ad avanzare con fede e con la certezza della vittoria sulla base di questa fede. Bene, poi ci sono le note sul testo, solitum e note varie. Una proporzione c'è alla prima nota varia. Giosuè sta a Pentateuco come Atti sta ai Vangeli. Giosuè sta al Pentateuco come il libro degli Atti sta ai Vangeli. Quindi c'è un rapporto tra Giosuè e la Torah, i primi cinque libri della Bibbia, lo stesso tipo di rapporto che c'è fra il libro degli Atti e i Vangeli. C'è questa applicazione nei Vangeli, nel libro degli Atti di quello che è stato detto nei Vangeli, c'è in Giosuè l'applicazione di quello che è stato detto nella Torah, nei primi cinque libri. Seconda nota è il fatto che Giosuè è in parallelo con Efesini, col libro degli Efesini. Canaan è in parallelo con i luoghi celesti, i popoli nemici di Canaan sono in parallelo con le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti, come è scritto in Efesini. Giosuè vince il nemico di Canaan, e Gesù vince il nemico nei luoghi celesti, eccetera. Quindi c'è un parallelo assoluto molto bello fra Giosuè ed Efesini. È interessante notare anche, come dice la nota 3, che Giosuè e Gesù sono lo stesso nome. Infatti nella Bibbia dei 70, per esempio, il titolo, la traduzione greca, la Bibbia dei 70 è la traduzione greca della Bibbia ebraica fatta in Egitto, quando lì c'erano molti ebrei che non parlavano più l'ebraico, parlavano il greco, allora è stata fatta questa traduzione, la Bibbia dei 70. Lì il libro si chiama Gesù, non Giosuè. Quindi Giosuè e Gesù è praticamente lo stesso nome. Per esempio in Atti 7:45, in Ebrei 4:8, non c'è scritto Giosuè, ma c'è scritto Gesù. Va bene, poi alla nota 4 c'è un confronto fra Mar Rosso e Fiume Giordano. Dall'Egitto si attraversa il Mar Rosso per andare nel deserto e siamo di fronte alla giustificazione. E dal deserto si passa al Giordano per andare in Canaan e questo rappresenta la santificazione. Mentre il Mar Rosso rappresenta la separazione dal mondo, il Giordano rappresenta l'unione con Gesù. Al Mar Rosso troviamo la sconfitta del nemico esterno, mentre al Giordano troviamo la sconfitta del nemico interno. La partenza attraversando il Mar Rosso e il ritorno alla terra promessa attraversando il Giordano. Al passaggio del Mar Rosso ci viene insegnato che come ricevere in Gesù la salvezza e tutto il dono di Dio alla conversione, mentre all'attraversamento del Giordano capiamo di aver ricevuto Gesù alla conversione insieme alla salvezza e anche le vittorie spirituali. Abbiamo ricevuto Gesù in Gesù alla conversione, la salvezza, ma anche le vittorie spirituali. Riguardo alla disfatta di Ai, in Canaan la vittoria è normale. Nelle sconfitte ci sono sempre delle precise cause. Achan aveva peccato, il nemico è stato sottovalutato e Giosuè non ha consultato l'Eterno. Ogni sconfitta nella nostra vita di fede è solo colpa nostra. O non siamo attenti a quello che Dio dice, o applichiamo male, o non leggiamo, non sappiamo, non conosciamo, ma è sempre colpa nostra la sconfitta della nostra vita di fede. E lo impariamo anche da questa disfatta di Ai nel capitolo 7 di Giosuè. La nostra vita dovrebbe essere un annuncio della vittoria di Cristo. Quindi andiamo avanti con le note, poi c'è la spiegazione del fatto del giorno più lungo, quando Mosè dice fermati sole. In realtà molti non capiscono che tutti parlano
come ha parlato Giuseppe, ha detto fermati sole, ma non vuol dire che il sole si ferma. Esattamente come noi la mattina diciamo il sole sorge la mattina alle 6, oppure il sole tramonta la sera alle 7, ma non è il sole che tramonta, non è il sole che sorge, è un modo di dire, ma sappiamo che è la Terra che gira attorno al sole, è la Terra che gira su se stessa. Quindi è un modo di dire. In ogni caso, comunque, c'è stato veramente questo allungamento della luce e viene spiegato alla nota numero 12. C'è stato uno spostamento dell'asse terrestre. Alla nota numero 12, e vi manderò, me lo metterò sul blog, viene anche spiegato che ci sono stati tre spostamenti, nella scrittura viene detto che ci sono stati tre spostamenti dell'asse terrestre. Tre volte si parla dello spostamento, nel caso di Giosuè, poi nel caso dell'ombra sui gradini e poi nel caso di Amos, il sole tramonterà a mezzogiorno. E quindi tre volte, e qui viene spiegato esattamente lo spostamento dell'asse terrestre e le prove archeologiche. Non c'è solo un riassunto di queste prove, ma sono moltissime le prove archeologiche di questi spostamenti dell'asse terrestre. Le altre note parlano dei rapporti fra Giosuè e giudici, eccetera. Versetti e capitoli importanti. Guardatevi la scheda che vi metterò nel blog. Non è stato eseguito l'ordine alla nota 9 di sterminare i popoli che abitavano in Canaan e questo ha comportato conseguenze che vanno avanti fino ad oggi. Anche oggi i palestinesi, i nemici di Israele, che il Signore ama comunque, non è che, ma sono discendenti degli antichi abitanti di Canaan e stanno creando un sacco di problemi ad Israele. Se Israele avesse ubbidito al fatto di sterminare i popoli che c'erano in Canaan, oggi non avrebbe questo problema. Uno dice sì, però allora Dio è cattivo. Non è vero, perché quando Dio dice qualcosa è sempre giusto. Dio aveva tutti i suoi piani per dare la giusta ricompensa guardando il cuore delle persone, come fa con tutti, anche a questi antichi abitanti di Canaan, i palestinesi attuali. Ma dobbiamo ubbidire all'ordine dell'Eterno. Era un periodo diverso, era una dispensazione diversa e c'erano regole diverse. Quando si conquistava un territorio, la legge era quella: si sterminavano i popoli, si prendeva il bottino, al massimo si prendevano le donne. Tutti i popoli facevano così. Ma nel caso di Dio, lui avrebbe dato ai palestinesi certamente una soluzione di fede, come fa con tutti i popoli e fa ancora oggi, avrebbe visto il loro cuore certamente. Ma Israele il problema è che ha invece disubbidito, non ha ubbidito all'ordine di Dio. Mosè e Giosuè, alla nota 10 è interessante, Mosè e Giosuè vengono confrontati, sono simili ma non sono uguali. Infatti, quando si attraversa il Mar Rosso con Mosè ci sono due pareti d'acqua. E quando si attraversa il Giordano con Giosuè c'è una sola parete d'acqua. Quando a Mosè Dio dice: togliti i calzari davanti al pruno, perché questo è il luogo santo. A Mosè viene detto: togliti i calzari perché è un luogo, ma non è Dio, è il capo dell'esercito dell'Eterno. Quindi Giosuè è leggermente al di sotto di Mosè. Mosè muore a 120 anni, Giosuè a 110. Il sacerdote di Mosè è Aaron, e con Giosuè c'è il figlio di Aaron, e così via. Insomma, c'è questo confronto fra Mosè e Giosuè. Dio si era rivelato a Mosè come io sono, e questo viene confermato a Giosuè. Capitolo 1, versetto 5, capitolo 3, versetto 7. Come sono stato con Mosè, io sono con te. Non io sarò, io sono con te. E quindi vi ho detto poi il giorno più lungo, che viene spiegato fino alla fine, e queste sono le note. Allora metterò nel blog queste pagine e queste sono le note introduttive al libro di Giosuè. Per concludere, vi leggo per la storia della Chiesa un brano dalla lettera di Ogneto del secondo secolo. È lo stile di vita dei primi cristiani. Ascoltate che meraviglia, dovrebbe essere anche lo stile di vita nostro. I cristiani vivono nella loro patria, ma come forestieri. Pensate
partecipano a tutto come cittadini, ma da tutto sono staccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati e onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, ma condannati gioiscono come se ricevessero la vita. A dirla in breve, come l'anima è nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La loro religione è la loro stessa vita. Ecco allora questo è un brano della lettera di Onietro del secondo secolo. È una parte di questa bellissima lettera ed esprime lo stile di vita dei primi cristiani. Dovremmo risentitela, tornate indietro, risentitela, scrivetevela e cerchiamo di adeguarci anche noi a questo stile di vita, nel mondo ma non del mondo, cittadini perfetti ma nella pratica, nell'osservare le leggi, ma cittadini del cielo. Bene, grazie dell'attenzione, allora anche questa volta è questa 17ª lezione, fermiamoci qui e ci risentiamo presto.